Buonasera ragazzi, eccoci qui con il nostro naturale e consueto appuntamento. Si è chiusa la settimana, una settimana corta ma densa di appuntamenti che ha visto nella giornata di sabato 12, quindi nella giornata di ieri, un momento significativo in quanto si è svolta la seconda giornata, diciamo così, di incontro per quanto riguardava le attività di orientamento individuale per la quale i ragazzi e le famiglie che hanno intenzione di diventare nostri allievi per l'anno formativo 2021-2022 si sono recate presso il centro e hanno potuto avere gli incontri preordinati, cioè preventivamente prenotati, con i nostri orientatori. I risultati di questa giornata ci danno veramente molta speranza, molta fiducia che il cammino intrapreso di comunicazione con le famiglie dei nostri futuri allievi e con i nostri potenziali futuri utenti sta funzionando, ma sottolineo sempre l'importanza che voi, attuali nostri allievi, rappresentate in questo senso, in questo ambito, per veicolare il messaggio del nostro centro. Detto questo, e ripeto, dandovi dei risultati, il riscontro di risultati positivi, mi soffermo su altri due o tre punti interessanti che cercherò di accennare brevemente. Il primo riguarda la questione pagellini. Avete ricevuto, le vostre famiglie e voi avete ricevuto questi pagellini informativi che rappresentano un po' una fotografia dopo il 25% circa del monte ore corsuale. È un punto, diciamo così, di confronto. Invitiamo a tale riguardo tutti voi a prenderne atto, voi ragazzi e le vostre famiglie, e soprattutto laddove ci siano delle zone grigie, delle zone d'ombra, delle zone che necessitano di un chiarimento, di non esitare a contattare o direttamente il centro o in alternativa il singolo formatore per avere delucidazioni. Quest'anno non abbiamo la possibilità, visti la situazione Covid, di avere gli incontri tradizionali, però invito voi famiglie ad avere la serena possibilità di contattare in qualsiasi momento, ovviamente tramite mail o eventualmente tramite telefono, il formatore che vi necessita o per la quale avete necessità di avere un chiarimento. Dicevo, l'importanza di questo momento perché siamo a un quarto, poco più dell'anno, la pagella vera e propria sarà quella di fine gennaio, però questo punto zero dopo 250 ore circa è importante per capire come sta andando vostro figlio o vostra figlia. Ecco, è importante leggere le valutazioni, confrontarvi con i vostri ragazzi e, se necessita, mi ripeto, parlarne con i formatori. Dicevo, questa è l'ultima che andiamo a iniziare, questa è l'ultima settimana del 2020, un anno stranissimo, un anno condizionato pesantemente da questo brutto compagno di viaggio che speriamo nel breve di poterci lasciare alle spalle. Purtroppo non sarà nel brevissimo, uso il termine breve per essere, diciamo così, portatore di speranza, visto che siamo a ridosso del Santo Natale, ma vi anticipo a questo riguardo, gli auguri li farò la prossima settimana, che nel mese di gennaio, e già alla fine di questa settimana che andiamo a iniziare vi daremo precise comunicazioni, dicevo nel mese di gennaio cambieremo l'orario, ma due punti fermi. Il primo, non saremo nella condizione di tornare a pieno in presenza, quindi la formula, diciamo, mista, formazione in presenza e formazione a distanza, continuerà almeno per il mese di gennaio, anche per tenerci la porta aperta in caso di eventuali e necessari recuperi dovuti a interruzioni non ad oggi preventivabili. E dirò, chiedo a voi ragazzi, a voi famiglie, già in anticipo uno sforzo, perché certamente nel mese di gennaio e probabilmente nei mesi a venire saremo costretti in corsa anche a cambiare orari. E per questo vi chiedo davvero una flessibilità e una disponibilità in tal senso, in quanto non avremo la possibilità di una grande, diciamo, di un grande anticipo, perché tutto questo andremo come un vestito fatto su misura a cesellarlo a seconda delle singole necessità. Infine,
Per concludere questo mio intervento, un'altra sottolineatura importante riguarda quest'ultima settimana. Quest'ultima settimana tutti i ragazzi di tutti i nostri corsi passeranno all'interno del centro e sarà nostra cura avere la possibilità, guardandoli negli occhi, di fare gli auguri di Natale. Che sia davvero un Natale sereno, malgrado la stranezza di questo momento, malgrado il particolare momento che stiamo vivendo, che è inutile ribadire quanto sia difficile poter vivere serenamente questi momenti che da sempre rappresentano l'incontro tra, diciamo, nell'intimità della famiglia. Dicevo, la difficoltà in questo momento e in questo anno di poterlo vivere in serenità. Però questo non ci deve distogliere dal fatto che il Natale è un momento di festa, un momento da vivere intensamente all'interno di ogni nucleo familiare, e davvero inizio con questo mio saluto ad augurarvi un bellissimo Natale, malgrado tutto. Ci risentiamo e ci rivediamo la prossima domenica per gli auguri e per alcune ulteriori precisazioni. Grazie e buona serata.